Ciao amici del social media team, siamo qui questo pomeriggio con Davide Perillo, che è direttore di Tracce, per fargli alcune domande su un libro che è appena uscito per San Paolo, Io non ho paura, la storia di Francesca Pedrazzini. Francesca è una giovane donna che è morta di tumore l'anno scorso, ma che ha una storia straordinaria, soprattutto per il modo in cui lei ha vissuto la sua malattia. E volevamo chiedere a Davide di raccontarci, introdurci a questo libro che rappresenta sicuramente un libro importante, soprattutto per la testimonianza che porta. Davide, com'è nata l'idea di questo libro e anche la creazione di questo libro? Ma il libro è nato perché quando abbiamo saputo di come era morta Francesca, ci è venuta la curiosità di andare a capire, a vedere bene, ad indagare bene sulla sua storia, capire come si fa ad arrivare a un punto di morte dicendo ai propri figli: guardate, io vado in un posto bellissimo, non ho paura, voi avrete nostalgia di me, ma non dovete preoccuparvi, sono serena, la mia vita si sta compiendo, si sta riempendo. Ecco, una donna di 38 anni che lascia tre figli piccoli, morendo così, con questa serenità, con questa letizia, pienezza, morendo, se mi permettete, come dire, da viva, cioè con tutta la sua umanità che raggiunge la sua pienezza, ci ha colpito moltissimo. Il libro nasce perché da questa storia è nato prima un articolo per la rivista, per Tracce. E poi l'editore da San Paolo, leggendo questo articolo, è rimasto colpito dalla storia e ci ha chiesto se era possibile indagare, ricostruire anche tutta la vicenda di Francesca. Per me è stata un'occasione grande perché ha voluto dire appunto andare a vedere poi com'era nata questa posizione umana così piena, libera e capace di affrontare la morte senza paura. Quindi abbiamo ricostruito tutta la sua storia intervistando, sentendo evidentemente i familiari, gli amici, ricostruendo gli anni in cui si è formata, si è allargata man mano questa umanità e questa presenza di Cristo nella vita di Francesca, che poi è sbocciata nel momento in cui ha dovuto affrontare la malattia prima e la morte dopo. Tu ci hai appena detto degli incontri e dei rapporti di Francesca, quindi ti chiedo subito che cosa porti a casa tu da questo libro su Francesca, dall'aver lavorato a questo libro su Francesca e dall'aver incontrato le persone che più ho avuto a cuore, che l'hanno conosciuta molto bene. Ma direi anzitutto porto a casa, se posso dire, proprio l'amicizia di Francesca. Io non la conoscevo assolutamente, ho sentito parlare di lei la prima volta solo dopo la morte e quindi per me è stato proprio entrare nella vita di una persona partendo da zero e scoprire come la sua vita si è sviluppata man mano e in virtù di che cosa ha potuto arrivare a vivere i suoi ultimi giorni, i suoi ultimi mesi così. Per me è stato veramente un percorso di conoscenza, di rapporto con lei anzitutto, perché mi ha fatto vedere che cosa accade nella vita di una persona quando dice sì a Cristo, che cosa accade quando la fede diventa veramente carne, vita, realtà. E quindi la sento come amica, quello che ho guadagnato è innanzitutto l'amicizia con lei. E poi il regalo straordinario che mi hanno fatto innanzitutto i familiari e poi appunto gli amici di Francesca, perché per loro evidentemente il patrimonio del rapporto con lei è stato qualcosa che hanno vissuto direttamente, è stato qualcosa che man mano è diventato un tesoro ed è un tesoro di cui mi hanno reso partecipe in qualche modo. Quindi sono molto grato a loro, a tutti loro, perché mi hanno permesso veramente di conoscere, per quanto si può conoscere una persona così, di conoscerla però da vicino, dal di dentro. La prima cosa che mi porto a casa sicuramente è questa. E poi la grande cosa che ho imparato, che ho rivisto ulteriormente, è che la vita è veramente la possibilità di un cammino grande, di una pienezza grande, che si realizza però passo per passo, giorno per giorno, strada facendo. È davvero un cammino, perché se lei ha potuto affrontare la morte così, è perché ci sono stati dei semi buttati negli anni precedenti, è un cammino fatto passo per passo di cose apparentemente banali, semplici, ordinarie, ma che avevano dentro una profondità che si è svelata man mano e che era data dalla certezza sempre più solida della presenza di Cristo nella vita. Quindi l'altra cosa che mi porto a casa è sicuramente la conferma, la riscoperta che la vita verso la pienezza è un cammino possibile a tutti. Un'ultima domanda. Tu prima hai quasi espresso un paradosso, sono diventato amico di una persona che non conoscevo. Tu quindi hai conosciuto persone che sono state cambiate da Francesca e cambiate anche dalla malattia di Francesca, dal modo in cui lei ha vissuto la sua malattia. Qual è la più grande testimonianza di Francesca, quindi?
La più grande testimonianza di Francesca, secondo me, è il fatto che continua, cioè le persone che sono state cambiate da lei continuano ad essere cambiate da lei adesso, altre persone sono state cambiate da lei anche dopo la sua morte, avendo incontrato appunto la sua storia, o perché l'hanno sentita raccontare, l'hanno letta sul giornale, piuttosto che l'hanno sentita raccontare poi da amici, parenti, da Vincenzo Casella, il marito di Francesca, che ha raccontato, a cui è stato chiesto molto spesso di raccontare questa vicenda straordinaria che hanno vissuto, e questa vicenda continua a generare, cioè continua a suscitare nelle persone che le incontrano non soltanto lo stupore e la meraviglia per una condizione affrontata così, ma il desiderio, il bisogno di scoprire appunto l'origine, il punto sorgivo, e quindi di incontrare la fede, perché di fatto si tratta di questo. E questa è la grande eredità di Francesca Pedrazzini, che è viva, cioè una presenza che continua, che continua a generare. E questo è il dato più impressionante, perché è un dato che conferma ulteriormente, come dire, la verità della testimonianza sua. Continua, prosegue, è viva. Noi ringraziamo Davide Perillo e invitiamo tutti quindi a comprare e a leggere Io non ho paura, che racconta la storia di Francesca, per sentirla ancora viva e continuare a vivere l'esperienza che, come Davide ci ha testimoniato, è possibile in questo incontro con lei. Grazie a tutti.